Buongiorno dal rifugio di Bona. Ecco il rifugio, parcheggio pieno oggi 14 agosto. Andiamo verso attacco. Direzione Castelletto, verso l'attacco della Tofana. Siamo qui sotto in mezzo al paradiso. Eccoci arrivati all'attacco del Castelletto. Ecco qua. Allora qui ragazzi serve il bagno schiuma. Adesso lì ti bagni, lì c'è il vuoto. Oddio, salta dai che ce lo andiamo a fare, fammi una foto così. Sì, è uguale. Danza. Il volume nella testa, dentro la sua testa. Ma ti passi dei miti. Che cazzo di caricato è? Era un gatto tra il calore e la tua. Era un gatto scaduto quello lì. Sì. È già un gatto in calore ti dà che stai marrone. Io gatto. L'ho avuto per un mese, quando mi sentivo così si tirava. E ci credono che diceva che io sto deficiente. Che pensa di fare il gatto? No, vai a tappia. Ah Mirko! Adesso ti devi fare. Ti devi far dire da lei che lei sapeva sa fare quell'accento lì, quella storia lì del trekking. Che trekking? Caro Mirko, come cazzo ci arriva lì? Usando questo chiodo di merda qui che io. No, non l'ho usato, però. Sì, infatti era meglio di no. Adesso hai i guanti bagnati. Hai i guanti bagnati, sì. Accendia qua, molto bagnata, bisogna stare attenti. Sei qua siamo questa cengia abbastanza stretta e qui giù nulla. Noi siamo arrivati da là. Siamo quasi arrivati alle tre dita. Uno là dietro. La signora marmorata.
E sciocco il maestrale. Tranquilla mamma che sto più vicinando. Urla e bestemmia Miriam. Di fuga dell'Alleghesi, guarda, ti dice Torrani e poi è bruttissima, ma che c'è? No. Un buco lassù, un buco e anche due funghetti. E quello è il bus della tua è quello. Vieni, vieni perché non lo so. Io lo sento dritto. Esatto! Così è dritto. No, ma la parte... Ed è perché sono andata qui. Ecco il nostro eroe. Dove sta? Dai, neve. C'è ancora. È rotta. Ferrata finita, ora lì si arriva la selletta, poi si decide di fare gli ultimi 10 minuti fino alla cima, che è là. Registriamo l'uscita dei miei eroi, stavolta non è dei nostri, dei miei eroi. Finita qua? Finita? Sì. E ne usciamo vivi anche stavolta. Cosa? Ci danno la medaglia d'oro. Io Ferrata. Medaglia d'oro. Giovanni Lipella. Sottoscrizione CAI. Comitivo Guide Cortina. Batti 5. 17/9/1967. Grandi. Morta. Bene. Uscite dalla Ferrata. Abbiamo tirato via tutto l'armamentario della Ferrata e ora ci facciamo gli ultimi 100 metri che ci mancano per arrivare su in cima alla Toscana di Robles. Allora siamo quasi in croce, l'abbiamo già intravista, è lì dietro. Stiamo facendo l'ultimo pezzo della via normale. Ecco le formichine che vanno su e giù, compresi noi, facciamo l'ultimo sforzo. Eccoci adesso sull'ultimo tratto che ci porta in croce. Via normale molto facile, per quello molto sempre affollata, piena di gente. Ecco ancora una volta sulla Tofana di Roses. Sasso! Grande. E niente, almeno stavolta si vede il panorama. Si vede il panorama tutto intorno. Tutto intorno. Adesso mi faccio vedere cortina. E laggiù. Almeno oggi un po' di panorama. Quasi sì. Grande. Allora, cos'è che vediamo male lì? Ciao. Venite a prenderlo! Allora, dopo aver fatto un salto veloce in cima, riprendiamo la via normale che ci porta fino alla Forcella e dopo giù fino al Giussani e dopo facciamo tutto il Iaione che ci porta di nuovo al Dibona. Ok? Alla prossima. Bene, direi che quasi siamo al rifugio. Iaione, Volpetta e Mirko, rifugio Giussani, 2600 metri, finalmente, ghiaione infinito, discesa infinita come al solito, ma siamo qua, siamo arrivati finalmente al rifugio.
Che necessità di aiutone. Qui ci rimontiamo le scarpe. Rimontiamo le scarpe. Ambiente spettacolare. Rifugio di Bona ormai alle spalle. Torniamo alla macchina che abbiamo parcheggiato in statale.